Ciao Alberto Fabri della Slive, benvenuto a Verona e ti chiedo un attimo, so che descriversi di solito non è mai facile e piacevole, però ai tuoi nuovi tifosi, in due parole come descrivi il giocatore Gunther? Che tipo di difensore sei? Io sono un tipo giocatore con piede forte, che piace la palla in piede. Mi piace giocare, che è quando difende forte, vai con tanto intensità nei duelli, e sono così, e sono un difensore più tecnica insieme con la forza, perché mi piace queste cose. Abbiamo giocato, sono sempre stato così e voglio imparare anche tante cose, ma io sono un giocatore che quando tu dici come mi piace giocare con la palla e fisicamente sono forte. Un giocatore appunto fisico, e lo si vede appunto dalla tua struttura, coi piedi buoni, in questa difesa 3 di Mister Juric, dove ti ci vedi meglio? Come play e un po' giostri, visto che puoi appunto avere la tua qualità balistica, oppure marcatore vecchio stile, ovvero prendimi il 9, seguimelo in tutto il campo? Quando giochiamo in 3, con questa Mister abbiamo giocato, io ho giocato in ognuno di queste tre posizioni, a sinistra, in mezzo e anche a destra. Ma quando è venuto qua, ho parlato con il mister e lui voleva vedere me sulla parte da destra. E per me va bene, perché io preferisco o in mezzo o a destra, perché così c'è il pallone sul piede forte mio e così può aprire il gioco e fare tante cose in attacco e anche in difesa. Può difendere alto, quella è una cosa che piace il mister, e così quando scivoliamo bene può andare anche troppo in avanti per difendere, per attaccare i vostri centrocampisti o chi sono liberi. Così per me anche io preferisci a destra. Parlavi prima del gruppo. Senza il gruppo non si arriva da nessuna parte, specie quando c'è da raggiungere un obiettivo importante come la salvezza per l'Hellas Verona. Un altro ruolo fondamentale però sono i tifosi. Tu che vieni da una piazza importante cara come Genoa, ti chiedo, visto che purtroppo li hai dovuti solo guardare da spettatore i tifosi, cosa può essere questo valore aggiunto del pubblico dell'Hellas Verona? Quanto vi può dare una mano il tifoso veronese? Secondo me la tifoseria della Hellas sono fortissimo, è una grandissima tifoseria. Come si dice? Abbiamo bisogno loro, perché loro può cambiare ogni risultato in ogni minuto, perché con l'aiuto di noi, della nostra tifoseria, noi siamo più forti, perché calcio era così, noi giochiamo senza la tifoseria, calcio era niente. Quindi loro sono per noi importantissimo quest'anno in un campionato dura così. Quando giochiamo ogni partita, che dobbiamo giocare anche per noi, per voi. Grazie.